Cappuccetto rosso. Chissà quante volte, ragazzi, anzi bambini, perché questa storia è soltanto per voi, chissà quante volte i vostri genitori vi avranno detto: state attenti, non fate questo, non fate quest'altro, non fermatevi con chi non conoscete. Non fermatevi con chi non conoscete. Ve lo hanno raccomandato, eh? E voi forse avete pensato che la vostra mamma ce l'aveva proprio con voi, insomma, voleva sacrificarvi. No, no, assolutamente no, bambini. E la storia di Cappuccetto Rosso, vedrete, vi insegnerà qualche cosa. Anche questa inizia con il famoso "c'era una volta". C'era una volta, dunque, una bambina piccina, 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 che si chiamava Cappuccetto Rosso. Perché? Perché portava sempre una cuffiettina rossa sui capelli biondi, biondi come l'oro, una cuffiettina che con un bel nastrino le si annodava sotto il mento. Un giorno la mamma la chiamò e le disse: Cappuccetto, Cappuccetto, bambina mia, ho preparato questa focaccia per la nonna malata. Vuoi portargliela? Oh, ma sta attenta però, eh? Va diritta per la tua strada e non fermarti mai con nessuno. E mi raccomando, torna prima che venga la notte, eh? Capito? Sta tranquilla, mamma, non mi fermerò. E la piccola si incamminò tenendo sotto il braccio un canestrino con entro la focaccia destinata alla nonna ammalata, che abitava al di là del bosco. Bisognava attraversarlo, ed un bosco, bambini, è sempre un bosco. Ci sono tanti e tanti alberi che con i loro rami e le loro foglie lasciano passare poca luce. E nonostante Cappuccetto Rosso, pratica, lo conoscesse bene e conoscesse bene anche la strada, ogni volta che vi entrava aveva sempre un po' di paura. Si faceva però coraggio canticchiando e tutti gli animaletti che abitavano appunto il bosco e che la conoscevano rispondevano al suo saluto. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. Buongiorno, uccellino. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. Buongiorno, Margottino. Buongiorno. Buongiorno, amici miei. Ma dov'è la nonna già malata? Porto una focaccia. Ci dispiace che la nonna sia malata. Ma ad un tratto ecco sbucare da un cespuglio foltissimo un lupo enorme. È ammalata la nonna? Sì, è ammalata, signor lupo, e vado a portarle una... Deve essere buona quella focaccia. Ma quanto mi dispiace che la tua nonna stia male. Quanto, quanto. E dimmi, Cappuccetto, dove abita? Dove abita la tua nonna? La prima casetta bianca dopo il bosco. Oh, che peccato proprio che i miei lupetti mi attendano, altrimenti sarei andata a trovarla, quella povera e cara vecchietta. Siete proprio gentile, signor lupo. Io credevo... Che cosa credevi? Che i lupi fossero cattivi. Oh, storie! Solo storie, Cappuccetto Rosso. C'è molta gente che mi vuol male. Io poi conosco la tua cara nonnetta ed ella sa di quale buona pasta io sono. Beh, arrivederci, Cappuccetto Rosso. Vedrò di fare un salto dalla tua nonna. Arrivederci. Addio, signor lupo, addio. No, che dici mai? Arrivederci. È prima di quello che tu possa immaginare. Cappuccetto Rosso si meravigliò che il lupo, che credeva ferocissimo, se ne andasse tranquillamente, senza farle alcun male. Ma poi pensò che forse, conoscendo la sua mamma ed essendo amico intimo della nonna, poteva considerarsi uno di casa. E allora, anche se aveva disubbidito alla mamma, fermandocisi a parlare, non sarebbe stata poi mica rimproverata. Non era dunque vero che i lupi mangiavano i bambini, ma che, tutte storie inventate dai grandi, dai genitori. Ah, glielo avrebbe detto alla mamma. Sai, i lupi sono anche buoni, io ne ho uno che è mio amico. E facendo questi ragionamenti fra sé e sé, la bambina finì per uscire dal bosco
e si trovò dinanzi, a poche centinaia di metri, la casetta della nonna con il tetto rosso ed il lungo comignolo. C'erano molti fiori nella radura ed ella prese a raccoglierne un mazzetto per la cara vecchietta. Le darò prima un mazzolino di fiori, poi l'abbraccerò e poi ancora le mostrerò la focaccia. Poi cominciò a correre verso la casetta e in 4:48 fu alla porta. Con il respiro un po' grosso per la corsa fatta, picchiò all'uscio. Chi è? Sono io, nonna, Cappuccetto Rosso. Oh, entra, entra pure. Ora, bambini, dobbiamo tornare un po' indietro. Che cosa aveva mai fatto il lupo, quel lupo ferocissimo con gli occhi di fuoco e l'acquolina in bocca, non appena lasciata Cappuccetto Rosso nel bosco? Saputo dove abitava la nonna, a grandissima velocità, aveva raggiunta la casetta dal tetto rosso e bussata alla porta. Chi è? Sono io, Cappuccetto Rosso. Spingi, bambina mia, la porta è solo accostata. Ah! Oh, sei un po' al dente, vecchietta mia, ma mi rifarò con la bambina. Ah! Avete sentito? Della povera nonna non era restata neppure una briciola. Divorata completamente, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi. Dopo la scorpacciata, il bestione non perse tempo. Si infilò la lunga camicia da notte della vecchietta, la sua cuffia, inforcò gli occhiali, chiuse le finestre. Poi si cacciò nel letto, tirandosi sul viso il più possibile le coperte. Attendeva il bocconcino delicato, Cappuccetto Rosso. Ed infatti, non appena la bambina picchiò alla porta cercando di modificare la sua vociaccia, la invitò ad entrare. Oh, com'è buio! Apri in posto, no, nonna! No, 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 piccina mia, la luce mi dà tanto fastidio, sto così male, così male! Che voce grossa hai, nonna! Ecco, appunto, sto tanto male con un grosso raffreddore che mi dà una voce da orco. Che cosa hai in mano? Ho raccolto dei fiori per te. Dimmi, dimmi, e poi? La mamma mi ha dato questo cestino con una focaccia. Oh, che brava donnetta quella! Metti, metti tutto lì sul tavolo e vienimi vicino. Sì, amore nonna! Mio. Ecco fatto! Sai chi ho incontrato nel bosco? E come faccio a saperlo? Sono qui a letto da tanti giorni. Ho incontrato un lupo grossissimo, ma molto gentile. Ha detto che verrà a trovarti. Ah, sì, ho capito. Deve essere quel bravo, quel bravissimo lupo che passa spesso di qui. È tanto buono, di cuore, anzi, sì. Ma perché? Perché te ne stai lì? Vieni. Vienimi vicino. Che mani lunghe hai, nonna. Per accarezzarti meglio, coccolina mia cara. Sono scure scure. Ecco, il medico mi ha consigliato di prendere il sole per i miei dolori reumatici. Ed allora, che sai... orecchie, che orecchie, ti si sono allungate. Oh, ho gli orecchioni, giusto, bimba mia. Ma poi mi servono per sentirti meglio. Vieni. Che vieni dalla grandi. Tua nonna, vieni, metti la manina sulla mia fronte. Che occhi grandi. È soltanto per vederti meglio, abbracciami. Che naso lungo hai, nonna mia. È per sentire il tuo profumo. Ah, che bocca grande. Per mangiarti meglio, per mangiarti meglio. Ventre mio, fatti capanna! Povero Cappuccetto Rosso, la stessa sorte della nonna. Giù, tutta intera, nell'enorme pancione del lupo.
Dopo quella scorpacciata, la bestia respirava a fatica, sentiva il ventre teso come un tamburo. Perciò credette bene di stendersi sul letto dopo aver spalancato le finestre per far entrare dell'aria pura. E come sempre accade, fu colto da un sonno prepotente. Ed ecco passare, dopo poco, vicino alla casetta, un cacciatore amico della nonna di Cappuccetto Rosso. S'arrestò di colpo perché, gettato uno sguardo dentro la camera, attraverso la finestra, vide il lupo disteso sul letto. Ah, immaginò subito quanto poteva essere accaduto ed allora caricò piano piano il fucile senza perdere di vista il bestione sempre placidamente addormentato. Avete sentito? Sparò diritto al cuore. Il lupo ebbe un solo sussulto e non si mosse più. Il cacciatore stava per entrare quando ecco d'improvviso ricomparire, sbucando fuori dalla pancia del lupo, la nonna e Cappuccetto Rosso. Credete voi forse, bambini, che Cappuccetto Rosso tornerà a fermarsi a parlare con persone o animali sconosciuti? Oh, io credo di no. Voi invece ricordate tutta questa storia e pensate che agendo di testa vostra non solo fate male a voi stessi, ma procurate un grosso dolore ai vostri genitori.